Eccoci qua, amici della Muay Thai, mi hanno chiesto di raccontare come funziona con i pugili thailandesi, con i thailandesi che si allenano, se pagano, se non pagano, come funziona. E allora, è molto semplice, allo stato attuale, perché lo stato attuale è completamente diverso da quello che era lo stato, per esempio, 10 anni fa magari. Quindi facciamo un po' di storia. 10 anni fa circa, così, non c'era quasi nessun thailandese che si allenava per fitness, concedetemi i termini, non so se, cioè, come ci si allena in Europa, quindi uno va in palestra anche solo per benessere. La Muay Thai nei tempi passati era esclusivamente un lavoro, quindi chi faceva la Muay Thai lo faceva a scopo di combattere, quindi era una scelta che spesso non era neanche scelta perché ti piaceva lo sport, ma piuttosto che fare il contadino e spaccarti il culo sotto il sole, se avevi un po' di talento, vedevano che avevi un po' di talento, il camp ti prendeva e quindi facevi la carriera da Nak Muay. Molti dei Nak Muay non gli frega un cazzo della Muay Thai, non gli piaceva, pochissimi lo facevano proprio perché sceglievano di far quello. Lo sceglievano perché era un lavoro dove si faticava di meno e si fatica di meno rispetto al contadino, al fabbro, al falegname, quello che è, e si guadagna di più. E quindi inizialmente questa era un po' la via. C'era anche una regola non scritta che quindi i thailandesi, i ragazzini thailandesi che venivano in palestra non pagavano. Attenzione, non pagavano, ma neanche li allenavano, li lasciavano buttati lì al sacco finché non vedevano che ce n'era qualcuno buono, allora quello lo seguivano, se no non... Penso che in linea di massima credo che è un po' come il pugilato 30 anni fa in Europa. E poi con l'avvento di altri sport, i thailandesi sono anche nel tempo arricchiti, e quindi con l'avvento di altri sport la Muay Thai si è svegliata e ha pensato, vedendo che i thailandesi ricchi magari facevano il taekwondo, facevano qualcos'altro per tenersi in forma, si è svegliata e ha capito che poteva creare uno stile di allenamento per i thailandesi ricchi che non fosse quello finalizzato al combattimento. Quindi i thailandesi ricchi vanno in palestra, Bangkok ce ne sono diverse, palestre di Muay Thai Fitness, dove si paga, botte, pagano anche tanto, e si allenano con qualcuno, mettono magari anche dei ex Nak Muay, Atenari Pao, che fanno anche a loro, fanno il good good, very good, eccetera, non guardano minimamente tecniche, guardano un cazzo, li fanno fare esercizio fisico, ecco, quindi è lo scopo, peraltro, per cui pagano queste persone è quello, quindi ci sta tutto. Come quello che è rimasto è che comunque ci sono ancora dei camp quasi solo in Isan, dove invece i ragazzini vanno per cercare una via di lavoro diversa, perché in Isan, perché è una zona più povera, ai confini con il Laos, e infatti hanno un dialetto che non è propriamente quello thailandese, un po' diverso, assomiglia al Lao. Infatti molti allenatori, quasi tutti gli allenatori arrivano dall'Isan, quasi anche tutti i Nak Muay buoni arrivano dall'Isan, ci sono buoni al sud, ce n'è qualcuno buono al nord, eccetera, però tendenzialmente, per esempio, quasi tutti quelli di Bangkok arrivano da Lisan. Bangkok è una zona ricca, quindi i ragazzini vanno a giocare a pallone, a giocare a tennis, vanno in piscina, esattamente come in Europa, ma nella Muay Thai, a differenza dell'Europa, della Muay Thai non ci pensano minimamente a prendere botte, non gliene frega niente. Questo ve ne faccio vedere uno qui, per esempio, questo qui non gliene frega un cazzo di prendere botte. E infatti viene e si allena, ma si allena giusto per fitness. E quindi, che dire, ci sono poi però delle palestre invece hanno un vivaio di ragazzini che formano, che tirano su, che poi non conoscete questi camp, perché questi camp spesso poi hanno i proprietari dei grossi camp di Bangkok, come potremmo essere noi un domani
che facciamo questo, io ho collaborato con camp in cui facevamo questa cosa, si va a fare shopping, si va in questi camp, si prendono dei ragazzini, se ne provano 4-5, si portano nel camp grosso di Bangkok, comunque di dove nell'area in cui si ha il proprio camp, arrivano da camp, diciamo, piccolissimi, proprio micro camp, e si provano, quelli che si trovano bene, che poi in realtà sono buoni, anche portati fuori dall'Isan, perché sono quelli che portati fuori dall'Isan poi hanno la nostalgia, hanno la kitimban, la saudade brasiliana, la kitimban, vogliono tornare a casa, piangono, eccetera. Quelli che invece stanno bene, si trovano bene, hanno voglia di allenarsi, hanno voglia di diventare campione, eccetera, li comprano, li pagano, questi vivai che campano di questo, perché i bambini li prendono gratis, gli devono dare da mangiare, da dormire, li devono curare se sono malati, insomma diventano, i bambini quando i genitori glieli lasciano diventano quasi come adottati in pratica. I genitori normalmente se li dimenticano lì, se ne ricordano quando diventano campioni, iniziano a guardare, a prendere soldi, allora arrivano tutti i parenti che li avevano lasciati nei camp, si rifanno vivi e si ricordano di quanto gli vogliono bene. Se non diventano niente, non fanno soldi, spesso se li dimenticano proprio. Lo so, è una dura realtà da raccontare, però è la realtà, quindi io cazzate non mi piace raccontare, mi piace raccontare la realtà nel buono e nel cattivo. Io in realtà non vedo niente di cattivo in questo, perché conosco il sistema e credo che sia anche una buona forma di educazione per i ragazzi, perché comunque che diventino qualcuno, che diventino nessuno, venendo nel camp hanno una forma di educazione importante, una crescita psicologica, fisica importante che gli è utile. È meglio che mangiare hamburger e puttanate e diventare ciccioni e ciurotte e noodle a Bangkok agli thailandesi ricchi, che sembra, che se li vedete hanno una faccia che sembra che stanno esplodendo. E niente, questo è il panorama. Quindi a Bangkok poi ci sono delle palestre specializzate in fitness che hanno qualche ragazzo che tengono lì giusto per, e poi invece ci sono quelle palestre che hanno sia Falun che thailandesi sono comprati, li fanno crescere e li portano nei vari circuiti. Ci sono palestre che ambiscono a portare questi nei circuiti thailandesi importanti dove guadagnano bene, altri che magari per il peso vedono che nei circuiti thailandesi i fighter grossi, i Muay Thai, non possono fare abbastanza soldi, li portano dove sapete, in Glory, sui vari circuiti importanti che ci sono di kickboxing, quindi li traslano, lavorano su quei circuiti. E nient'altro, non c'è nient'altro da aggiungere. Sullo sfondo vedete il grande maestro Grifa, Alessandro Grifa, che sta facendo del vuoto. Ragazzi, questo video resterà memorabile perché sullo sfondo abbiamo Alessandro Grifa che fa il vuoto. Oh, vi saluto, viva la Muay Thai, e presto ci saranno altri video. Mi spiace per alcune richieste che non ho potuto accontentare, perché insomma non è tutti gli argomenti si prestano a fare dei video, sono degli argomenti di cui parlo volentieri, di altri in cui preferisco stare zitto perché direi poi troppe cattiverie, quindi alcuni argomenti che avete chiesto non li ho trattati e vi chiedo scusa, ma ce n'è altri che ho in programma di cui mi avete chiesto e di cui presto parlerò. Viva la Muay Thai, fate i bravi, allenatevi e non mangiate, non vi auguro buffate troppo ad agosto, come visto che le palestre sono chiuse, e se non sapete dove sbattere la testa veniteci a trovare, che qui siamo sempre aperti. Ciao, viva la Muay Thai.